tutti. Ecco qua Nicola. Allora Nicola, sì. Costretto a correre con gomme che non sono le tue, però. No, non costretto. Gomme uguali, no, sto scherzando. Sono i miei 4 giorni di vacanze queste. Infatti, è quello che stavo pensando anch'io. Quindi sei... le vacanze me le prendo per correre con le macchinine, che per me rimane sempre la cosa più bella. Quindi... ti ho visto in splendida forma. Anche a te chiedo, innanzitutto, come ti trovi in questa pista? La pista mi trovo bene, la conosco comunque abbastanza bene perché ci abito vicino, siamo a un'ora e un quarto da qua. E niente, io mi ci trovo bene, mi sto divertendo tanto, quindi credo che quella è la prima cosa. Se uno si diverte, automaticamente riesce anche ad andare abbastanza bene. Credi che con il caldo si possa riuscire a migliorare comunque nelle ultime batterie? No, il caldo non è impossibile che si migliora, però qui essendo round round sono importanti tutte le qualifiche. Quindi non è importante che tu fai il tempo migliore, ma è importante quello che fai in quel round, cioè la posizione che hai in quel round. Quindi sono tutte buone, bisogna andare a tutte abbastanza bene. Perfetto. Anche a te chiedo, cosa vorresti migliorare avendo la bacchetta magica all'istante sul tuo modello? Leggermente più ferma dietro. È detto da me, è sinceramente abbastanza goffo, perché a me piace una macchina che scappa abbastanza. Però nell'ultima era un pochino troppo. Quindi se devo proprio cercare qualcosa è di farla stare un pochino più ferma. Per il resto è a posto e mi fa divertire, quindi va bene. Ti vedo molto tranquillo e padrone di te quando stai guidando. Ti conosco da quando ero un ragazzino e mai come oggi ti vedo veramente al 100%. Sarà ancora capace di meravigliarmi questo Nicola Marrone? Ma io credo che sto bene perché sono rilassato, perché non essendo qui per lavoro, ma essendo qui per giocare, viene tutto meglio. Quindi è semplicemente per quello. È come quando da bambino andavamo a fare le gare col GT o con le altre categorie, che andavo con mio padre. Sono ritornato più o meno a far quello, a divertirmi, a pensare poco a quello che dice la gente, a divertirmi io, mio padre e i miei amici. Ok, un'ultima parentesi adesso invece dal punto di vista lavorativo. Sì. Facciamo un salto in azienda Hot Race, qualche novità? Le novità più grandi in questo momento le sto facendo con il lattice, quindi con le gomme da buggy 1.8, 1.10 eccetera. E in quel mercato lì ci sto entrando abbastanza bene e stiamo cercando di fare sempre meglio. Ci sono dei colossi americani che sinceramente cercare solamente di provare ad impensierirli mi dà solo quello mi dà gusto, mi dà sfizio. E già solo quello mi fa andare avanti. La spugna per me in questo momento è un mercato che assolutamente è al momento il mio primo mercato, però è un mercato molto molto strano, dove c'è una guerra di prezzi inutili, dove sinceramente ci sono cose che io non condivido, però comunque continuiamo a restare in quel mercato lì e a farlo bene, ad andare sempre avanti con lo sviluppo dei prodotti eccetera, e per fortuna comunque resta la nostra vendita più grande in questo momento. Un'ultima domanda, come ti sta sembrando l'organizzazione di gara? Allora, l'organizzazione di gara, partiamo dal punto che Cassino l'organizzazione è sempre perfetta, quindi sono sincero, non mi meraviglio, per me non è niente di nuovo, l'organizzazione è esemplare come sempre qua, e l'Ambici, l'Efra stanno facendo comunque un ottimo lavoro, Gianluca, voi, tutti i ragazzi dello staff, sempre cordiali, disponibili, e questo mette le persone a loro agio, quindi questo è il bello di stare qui e io credo di stare in Italia alla fine, perché noi tutti italiani siamo un po' così. Ti ringrazio molto e spero che veramente faccia una bellissima gara. Grazie. E di riaverti qua con noi. Grazie, ciao.